Festival che nasce quest'anno, chissà se riuscirà ad andare avanti, e che si chiama Milano Bici Festival. A Spazio Tadini siamo abituati a fare tante cose, cioè non solo ad esporre alle pareti o alle sculture, ma a integrare, come dire, la visione dell'arte figurativa, cioè con anche delle manifestazioni che possono essere dei concerti o del teatro. Questa sera alle 10:30 passerà per inciso teatro, ci saranno i racconti del terrore di Edgar Allan Poe fatti della compagnia di Alessandra di Alberto Oliva, che è uno dei registi italiani più, di cui più si parla oggi, ha fatto spettacoli anche al Piccolo Teatro, eccetera. Allora, perché Milano Bici Festival? Milano Bici Festival è un'idea, se vogliamo, anche politica, politico-culturale, mettiamola così, una parolona, perché la bicicletta rappresenta oggi, da una parte, il mezzo in cui si può fare uno sport e raggiungere delle mete ineguagliabili. Gli atleti del Giro d'Italia, che attualmente è in corso e che Alessandro Trovati segue da 18 anni, è un esempio, ma anche la bicicletta, quel mezzo di tutti i giorni per recarsi a lavorare, e forse ancora soprattutto quel mezzo alternativo, come dire, ai veicoli a idrocarburi, per intenderci, più pulito di tutti, e che ridà, ridisegna in qualche modo anche il volto e l'usabilità di una città. Milano e la Lombardia, la città metropolitana, ma andando oltre proprio la Lombardia, rappresenta un piccolo record, detiene il record del più alto chilometraggio di piste ciclabili al mondo, e sono tutte qui, chi ne ha percorso un po', conosce quelle sulle Martesane, Navigli, che arrivano fino al Ticino, eccetera, sa di cosa parlo, e permettono di attraversare un paesaggio, così come l'evento sportivo, il Giro d'Italia, permette di attraversare un intero paese, che voglio dire con il coro di un intero popolo che distende i nervi in qualche modo e torna un po' alle origini, salutando proprio questi atleti che passano per tutti i luoghi del nostro paese. Ci sono le fotografie e c'è anche un artista come Gabriele Poli che poi ci spiega, sulla base di una citazione persino di Alfred Jarry, padre della metafisica, attribuito, come dire, alla bicicletta, alla velocità, al gesto ciclistico, una valenza che entra anche nei quadri, nelle sue opere. Però ecco, questa mostra è un po' il tentativo di mettere insieme tante cose che, combinate tra loro, forse danno o rivalutano il senso di una piccola parola che si chiama ancora armonia. Ecco, se l'armonia è quella disciplina, mettiamola così, che oltre ad essere una disciplina che regola la composizione musicale, regola anche la vita dell'individuo, o si spera possa dargli un senso, è l'arte dell'attribuire un valore all'attimo in rapporto al tutto, al segmento in rapporto alla lunghezza totale. E forse devo dire che lo sport è proprio catturato in maniera incredibile, talmente bella, da Alessandro Trovati con le sue fotografie e da Gabriele Poli con i suoi quadri, rappresenta proprio questa tensione tra l'attimo e la lunghezza totale. In fondo, per i fotografi, credo che, per quanto ci racconterà Alessandro, difficile sia catturare l'attimo, ma hanno a che fare con un gesto che si distende armonicamente in un lasso di tempo e che rende praticamente impossibile la dimensione della posa fotografica, giacché è un evento che si dà in sé, genuino. Mai un saltatore rifarà due volte lo stesso salto, mai un ciclista la stessa identica pedalata nello stesso punto del mondo. Ecco, allora forse in questo senso la bicicletta, e qui ne vedete tante anche appese alle pareti, con un'abile messa in scena di Federica Paola Capecchi e Maria Zitta, rappresenta proprio questa dimensione dell'armonia, come dire, dove nell'attimo, come dire, della pedalata, ci sta forse il pensiero di un intero percorso. La foto catturata dell'atleta che resta impressa, come per esempio quella di Pantani sotto, che si bagna la fronte con una spugna e dalla quale si vede uscire tutta l'acqua con uno sguardo terribile, preso in un momento di fatica straordinaria, rappresenta forse proprio questa qualità umana del saper trovare la bellezza nell'estrema tensione, nello sforzo, e da lì dedurre in qualche modo ciò che può essere trasmesso agli altri, i quali non stanno vivendo quell'attimo di estremo, forse anche di dramma. Chiudo questa rapidissima introduzione per dare immediatamente la parola a Federica Paola Capecchi e a Maria Zizza, curatrici della mostra, che ci spiegano.
della Bici Festival è un'idea di Francesco Danini e di Melina Scassese. Questa è un'edizione zero, è la prima volta che proviamo a fare una cosa del genere a Milano ed è stata una sinergia perfetta tra enti, aziende, spazi diversi che hanno lavorato insieme e hanno lavorato bene, cioè, secondo me hanno lavorato bene insieme. Abbiamo Rossignoli, abbiamo la ciclistica, una casa editrice di ciclo che si occupa proprio di biciclette, l'Upcycle Cafè che è un luogo a Milano che immagino conosciate, e il Museo della Madonna del Risalto. Queste aziende, tanto diverse, hanno fatto in modo che potessimo lavorare in questo modo oggi. Il festival non finisce con questo allestimento, perché ci sono diversi altri appuntamenti. Abbiamo Alessandro, Alessandro Provati, il 21 maggio, parlerà con il ciclismo insieme al giornalista Beretton, parlerà di fotografia sportiva il 5 giugno qui a Spazio Tallini, e poi sempre a Spazio Tallini alle 19.30 avremo degli altri appuntamenti con degli attuali di ciclo. Sulla montagna, sulla mobilità urbana e sul ciclismo in generale. Trovate vicino al corner dei libri tutti gli appuntamenti. Grazie. Allora, qui siete nella sala dove inaugura stasera Prego Sforzi di Bianco Nero, che è una mostra, già detto mille volte, insomma, a cui tengo molto, nel senso che l'abbiamo seguita proprio dall'inizio, dal pensiero alla realizzazione. Mi ero preparata un sacco di cose da dire, ma in realtà trovo più interessante se avete voglia dopo chiacchierarmi davanti alle singole foto, e quindi poi lasciare più spazio invece a Sandro. Quello che mi va sicuramente di dire è che questa di Alessandro è una ricerca che ritengo molto importante. Intanto sono pochissimi i fotografi sportivi che fanno una ricerca in bianco e nero, e la sua è di grande livello, di alto livello. Lui è un grande fotografo sportivo, questo è indiscutibile, ma nel suo uso del bianco e nero, secondo me, trova proprio sublimazione assoluta la sua capacità di porre l'occhio, lo sguardo e di creare una narrazione. Infatti anche Roberto Mutti, in un'intervista che abbiamo fatto ad Alessandro, rispetto a una sua fotografia, ha detto: non ho pensato immediatamente all'elemento sport, ma mi è venuto in mente un fotogramma del film Pina di Wim Wenders. Pina Bausch. E questo è per me molto interessante, perché come ho detto più volte, non mi va di annullare l'elemento sportivo, non è quello il mio obiettivo, ma l'obiettivo è di esaltare questa maestria, questa capacità che ha Alessandro di un uso del bianco e nero che è fatto di purezza del gesto e di senso del gesto. In molte fotografie che vedete c'è un continuo luce e buio, apertura e chiusura, sfumature di grigi, però c'è poi un improvviso bagliore dove tutto si può raccontare, e questo io lo trovo veramente una grande capacità, anche un grande coraggio di ricerca, perché la fotografia sportiva è anche poi difficile, no? Trasportarla in un discorso di puro racconto e di pura narrazione. Nella sala sotto avete anche in anteprima le fotografie dell'attuale Giro d'Italia. Mi racconta lui com'è andata questa cosa di avere le foto fino all'ultimo minuto che parliamo. Di queste davvero vorrei che godeste non solo la bellezza della foto in sé, che parla da sola, ma davvero provaste, e se avete voglia di davvero dopo lo facciamo insieme, di entrare in questa capacità che è tecnicamente elevata ma anche di grosso spessore, di avere una forte immaginazione e una forte capacità proprio di andare all'essenza del soggetto e del gesto, che non è una cosa da poco. Grazie, andate tutto loro.
No, io devo dire che fare questa mostra per me è stato un po' una rappresentazione di un sogno, perché mi è sempre piaciuto molto appunto perché mi intendevo la ricerca e vederla esposta in questa maniera, con questo vestimento, con questo tipo di stampa, grazie anche a qualcuno che ha fatto un lavoro eccezionale, e anche i formati, mi è sempre piaciuto il formato quadrato, perché nella fotografia sportiva è sempre molto difficile da fare, e siamo riusciti anche a questo. Poi Francesco ha espresso esattamente quello che può essere la dinamicità, il cogliere l'attimo, ma allo stesso tempo raccontava una cosa che secondo me è la cosa più difficile nella fotografia sportiva, perché c'è tanti elementi da mettere insieme per formare un'immagine. Io devo ringraziare tantissimo Federica perché grazie a lei che siamo riusciti veramente a trovare questo, a fare questa mostra, questo progetto. E poi appunto come raccontava lei, io ho scritto tutto perché parte del Giro d'Italia parte oggi perché sennò non sarebbe potuto essere qui. E siamo riusciti anche appunto a stampare le immagini, l'ultima stampa, proprio quella della tappa di Matteo Castello, che è tutto quello qua in montagna, e scegliendo le foto praticamente dalla moto, giorno per giorno, e secondo me questo ha un valore aggiunto. Per il resto, grazie a tutti qua e buona giornata. Simultanea, come dire,
di un movimento che non è nell'attimo, è in una sequenza di anni, rendendo però il tutto in una sola immagine. E c'è quell'altro concetto dell'iperfocale che rende possibile, data una certa distanza, la messa a fuoco di tutto ciò che esiste oltre un dato punto, un obiettivo fotografico a iperfocale. Bene, c'è la pittura che può concedersi naturalmente il lusso di mantenere un iperfocale a distanza anche di un centimetro e di rendere l'idea della simultaneità, come dire, come ci ha insegnato Carraro, i futuristi, le cose, all'interno di un quadro, in una dimensione che riesce a essere realistica e oltre ogni realismo retinico di ciò che il nostro occhio può vedere o che qualunque strumento di registrazione possa registrare, come la più accurata e favolosa e tecnologicamente avanzata macchina fotografica. Il pennello dell'uomo e la matita ancora in questo hanno un vantaggio che sembra quasi incolmabile, come dire, anche di fronte a questi là. Sicuramente Gabriele, che già ha fatto alcune mostre a Spazio Tadini e che per l'altro ha presentato in diversi musei in Italia, all'estero, l'abbiamo portato anche a Parigi in una mostra con grande successo e ha presentato anche in luoghi pubblici come, non so, la sede dei sindacati a Milano, dove c'è un quadro magnifico che si rifà al Radu della Medusa, la zattera della Medusa di Gerico. È da sempre impegnato, come dire, nella ricerca di quella dimensione tra la staticità e il movimento dell'immagine alla caccia di una dimensione che io giudico essere in qualche modo spirituale, che attiene in qualche modo a un'aura, come dire, che i soggetti in movimento riescono a esprimere. Non a caso ha scelto, e mi chiedo perché, il ciclismo e le biciclette come argomento di questa narrazione, di questa mostra. Sì. La bicicletta è un oggetto simbolicamente potente. Stavo giusto adesso rivedendo la prima bicicletta che ho trovato sotto l'arco di Natale da bambino. Ed è rappresentato per me uno strumento, un potenziamento di visione, di immagine, perché proprio strettamente il fatto di poter salire su una bicicletta e girare per le strade rappresenta dal punto di vista visivo, secondo me, è un'esperienza che pochi altri mezzi possono offrire. E questo oggetto così strutturato, e qua ci porta nella mia mente un po' visionario di pittore, è diventato anche un po' l'estensione delle strade che percorrevo. E questo è riguardo un aspetto del mio processo creativo. L'altro era quello, contro la citazione di Cerini, dove veniva paragonato la passione di Gesù a una pedalata in salita, un aspetto fisico, umano e anche, diciamo, di riscatto in qualche modo, da una condizione statica, bassa. E quindi questo oggetto legato alla presenza è stato un po' anche il modo per richiamare in casa attraverso un certo tipo di articolazione la presenza della figura umana, figura che adesso sento di dover, come dire, rinnovare proprio per una necessità quasi fisica di contatto e di esperienza anche visiva e concreta. Quindi un po' dipingere per me è dare una forma tangibile alle emozioni che nascono anche da ragionamenti sulla volta.